E bella a tutti ragazzi, sono il Cidebra, sono qui oggi a portarvi un video che secondo me potrebbe piacere a veramente tanta 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 gente, tanti 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 di voi. Quindi ragazzuoli, oggi vi porto quella che secondo me sono le 10 peggiori skin fatte in Fortnite. Vi faccio vedere in sottofondo anche mentre gioco perché non mi andava di lasciare il menu di Fortnite, quindi gioco in 50 vs 50 così alla cazzo senza pensare nemmeno. Comunque oggi vi porto quelle che sono secondo me le 10 peggiori skin. Fatemi sapere nei commenti per quali siete d'accordo con me e quali invece appunto pensate siano invece carine e comunque o se le avete. Io parto dal presupposto che le opinioni sono personali, quindi non è che magari a tante skin a me faranno schifo, magari voi invece le troverete fighe, quindi è inutile starli a begare per nulla. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste skin qua. Io direi che possiamo partire con la prima. Io i nomi esatti delle skin non le so, cercherò di farle di spiegarvele e poi vi dico anche, faccio vedere in sottofondo la skin di cui sto parlando perché i nomi esatti non li so. Comunque, la prima, quella che trovo veramente una delle peggiori, prometto che ve ne dirò 10, ma non è che ve le dico in ordine di schifo perché non ho voglia di fare una classifica, anche perché non avrebbe tanto senso. Comunque, ve le dico, fatemi sapere se siete d'accordo. Allora, io parto dal presupposto che la prima, cioè, secondo me, una veramente delle peggiori in assoluto è il Leviatano. Qualcosa di veramente osceno, secondo me. È tipo, mi pare sia un misto tra un alieno e un pesce, ma veramente fatta malissimo, secondo me. Cioè, forse costava pure 2000. Spero costasse tipo 1500, perché se no, veramente quella lì. Non so chi abbia avuto il coraggio di spendere veramente dei V-Bucks per una skin del genere che trovo veramente orribile. Comunque, fatemi sapere se a qualcuno di voi piace. Io la trovo veramente orribile. Una skin che se la gioca, secondo me, con quella lì, per quanto riguarda la bruttezza, secondo me, è Wonder Woman. La skin, quella che c'è nel pass battaglia, questo. Quella dove c'è la tizia con la coda dietro, i capelli rossi, la starete sicuramente vedendo qua addosso. Cioè, qua sotto, secondo me, è veramente una delle skin peggiori mai fatte su Fortnite. E quelle skin che dici, ok, perché l'hai fatta? Perché l'hai messa? Toglila per favore. Veramente una delle skin peggiori che abbia mai visto. So anche però che ad alcune persone piace. Quindi, queste qua ovviamente sono mie opinioni. Quindi non sto lì a begare per nulla. Un'altra skin, che in queste qua sono due, che trovo veramente senza senso. Sono le due skin metallo, che non so assolutamente come si chiami, per fortuna non so come si chiamino perché quelle lì sono veramente bruttissime, trovo. Cioè, nel senso, non so. Allora, l'unica cosa che mi piaceva di quel set lì erano forse il piccone. Che il piccone era carino perché ti sentivi cavallone, no? Cioè, nel senso, ti sentivi bello forte a usare quel piccone lì. Però cioè, le ho trovate veramente orribili. Fatemi sapere se a qualcuno di voi piace perché allora, su quella lì mi sono trovato abbastanza d'accordo con i miei amici. Quindi penso che in generale non piaccia tanto quella skin lì. Però magari a qualcuno di voi piace. Quindi fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ah, fatemi sapere anche se volete anche che io faccia top 10 delle skin più belle. Perché sarebbe anche carina quella da fare. Anche perché così scopriamo le opinioni della gente. Un'altra che trovo orribile ma so che a qualcuno piace è la skin di Zoe. Quella con i due codini, capelli verdi forse o rosa. Non so, mi confondo un attimo. Mi ricordo se siano verdi o rosa. Forse verde. Comunque, trovo sia una skin veramente, veramente odiosa da vedere. Poi anche orribile, secondo me. Comunque, qui sono i commenti. Libero sfogo alle vostre opinioni. Qua nessuno ammazza nessun altro per le opinioni. Quindi, qui sotto potete scrivere quello che volete. Questa qua è una skin che in realtà mi fa un po' ridere. Non è brutta. Cioè, allora, a me non piace. Però, non è nemmeno una skin che dici proprio è bruttissima. È la skin come si chiama? Dell'astronauta. Quella arancione. No, ma me l'ha presa lui. RIP. È la skin dell'astronauta arancione. Che per tanti, anche per me, è abbastanza bruttina. No, non eccessivamente brutta, però non è una di quelle skin che dici ci spenderei dei V-Bucks. Per fortuna era nel V-Bucks, nel pass battaglia, se no non l'avrei mai presa. Poi, dopo l'astronauta arancione, questa qua non è una vera e propria skin, è una skin base. Però trovo che la skin, quella base con i baffi,
Sì, veramente qualcosa di... Cioè, aiuto. È veramente bruttissima quella. È veramente, veramente oscena, secondo me. Un'altra skin che trovo veramente oscena è la skin, quella dove c'era... Era tipo... l'abito era strabello, perché sembrava tipo un re. Era veramente bella quella lì. Tutta rovinata completamente dalla faccia, che era tipo il segugio. Era tipo un cane oro. Orribile, secondo me. La parte bassa dalla testa in giù era veramente forse una delle skin più belle che ci fosse. Completamente rovinata da quel segugio lì oro, bruttissimo secondo me. Comunque sono pareri miei, quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Secondo me questa è battuta solamente da quella che ti sto per dire, che è il dinosauro. Cioè quella skin lì veramente è orribile secondo me. Cioè nel senso, ci sono skin che hanno fatto veramente bene, tipo l'Omega. L'Omega è bellissimo. Anche il Mietitore trovo che sia bello. L'orsacchiotto che ho io è strabello secondo me. Però so che c'è gente a cui non piace, quindi ho pareri. Comunque il dinosauro trovo che, cioè nel senso, l'unica cosa che secondo me ci può stare è il backpack. Mi pare si chiama così, sì. È tipo la parte dietro, lo zainetto con la coda. Quello lì ancora ci può stare abbinato con alcune skin. Comunque trovo che non ne valga la pena spendere 2000, mi pare, costi. Un'altra skin brutta che secondo me è Cupido, raga. Cupido veramente. Cioè c'è gente che lo difende. L'unica cosa per cui è difendibile sono le ali dietro. Le ali dietro sono bellissime, vanno bene su tutte le skin. Ma la parte il coso, come si chiama, il personaggio in sé, trovo che sia bruttissimo rispetto a tantissime altre skin. Cioè veramente non so, la gente, cioè probabilmente la gente l'ha comprata tutta, tutti l'hanno comprato perché c'ha le ali e quindi è bello. Le ali sono veramente belle e stanno bene con tantissime skin, quindi probabilmente tantissima gente l'ha comprato per quello. Però veramente dovessi spendere 2000 V-Bucks per quella skin lì senza le ali, non la prenderei mai. Fatemi sapere se a voi piace la skin, dico, senza le ali, perché presumo che a pochissima gente piaccia senza le ali. Cioè, quanti di voi spenderebbero 2000 V-Bucks per quella skin lì senza le ali? Penso nessuno. Fatemi sapere, ma secondo me nessuno. O comunque pochissima gente. Comunque, ragazzuoli, direi che questo video si può concludere così. Fatemi sapere con un bel like, se cerchiamo di arrivare a 50 like. Fatemi sapere con un bel like se questo video vi è piaciuto. Cerchiamo di arrivare a 50 likes. E noi, ragazzuoli, ci becchiamo al prossimo video. Oh!